così, bisogna farlo insieme appassionatamente. Arrivare tutti alla stessa identica strada. L'altro peluche barbuto di qualche episodio fa. Spiaggia con le palme. E altro teletrasporto. Vediamo come siamo messi con la classifica. Da 4 ore 65 isole. E 7 pupazzi di neve. No, 220 isole, 7 pupazzi di neve e 65 cose dette. Lo spingo su. Esattamente. Andiamo sempre dalla parte più difficile. Bagno spray. I bagni erano delle pozzanghere tiepide in cui gli umani si marinavano, ribollendo dolcemente fino a un'ora o finché non profumavano di pulito. Il bagno spray offriva una scorciatoia tramite la quale gli umani si spruzzavano abbondantemente di profumo, usando il finto odore di pulito per coprire i vecchi olezzi. Bisogna lavarsi, lo dicono anche i mostri. E se lo dicono i mostri. What? Molto interessante. Molto molto male. Ok. No, decisamente non così. Lo devo fermare, uno su. Ho detto uno su. Se no va troppo in giù. Bicicletta umana. Un'evoluzione interessante dell'appendibiancheria mobile fece sì che lo strumento diventasse un mezzo di trasporto a sé stante, senza strati di vestiti bagnati che svolazzavano nella brezza che si generava. Gli umani scoprirono di potersi spostare qua e là con facilità. Direi di sì, senza usare la porta biancheria. Quindi qua bisogna assolutamente fare una barchetta. Mi sembra che non vada da nessuna parte. Ipotizzo la stessa identica cosa. Ci porta il cuore e siamo di qua. Ok. Va bene.
Libro della biblioteca in ritardo. All'inizio gli esperti hanno provato a riportare questo libro nella sua biblioteca umana, poi abbiamo calcolato la multa per il ritardo e onestamente non abbiamo costato denaro umano a disposizione nel museo. Abbiamo deciso di tenere il libro e di rischiare l'ira della creatura chiamata bibliotecario. C'era una pila di monetine là, immensa. Non bastava. Ok. Bisogna continuarsi a spostare a destra e a sinistra. Senza meta. Babbo, via. Che succede? Onisco di Troia. Modello in scala. Il successo del cavallo di Troia, sia come regalo che come metodo di entrata inaspettato, produsse una tendenza a livello internazionale verso le creature di legno vuote. Questo è un onisco di Troia, prodotto in realtà a Birmingham. Contiene fino a 6 piccoli umani, risultando l'ideale per le feste a sorpresa dei bambini. Che brutto. Ok, interessante questa. No, torni dietro. Destra, sinistra, su, giù, che complicato, ci sono queste isole. E si continua. Perché non è mai finita. Microscopio. Gli umani usavano il microscopio in modo da spiare i batteri e altri piccoli esseri. All'insaputa degli umani, i batteri erano consapevoli degli occhi che li osservavano e facevano scherzetti agli scienziati alterando il loro comportamento per la durata dell'osservazione. Quindi da super intelligenti passavano a scemi. Quindi questo giro lo devo mettere qua sopra però, se voglio andare da qualche parte. Lo fa così, così. E torna indietro. Ok. Tutto calcolato. Tutto calcolato. Beviamo altro caffè. Buono, vero? Ok. Siamo qui, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Qui la barchetta non ci può più tornare utile. Bisogna per forza andare su. Aspetta, aspetta, così, e faccio la barchetta per andare di qua. Yes. Scatola di Schrödinger. Questo strumento arriva dal sottotetto di Oxford del fisico Edwin Schrödinger. La scatola è impossibile da aprire, ma potrebbe contenere o meno un gatto. Una persona che se ne occupava in precedenza ha praticato dei fori per l'aria in cima alla scatola, per andare sul sicuro. Ok, quindi sicuramente il gatto non muore, questa è l'idea. Sicuramente bisogna andare sopra. Io mi immagino che faccia tutte queste bellissime cose. Prima questa, no, prima questa, poi questa. Si manda di qua e via. Molto, molto, molto interessante. Siamo. Ce n'è di mappa ancora da esplorare. C'è ancora troppa mappa da esplorare. Andiamo avanti. Allora, uno che va nel viso di qua. Uno che va nel viso di qua. Pub di coperte. Man mano che la comodità diventava sempre più importante nell'architettura degli umani, gli architetti iniziarono ad esplorare l'idea di realizzare fortini fatti di coperte. Questo è un esempio di un comodo ma impossibile da assicurare pub di coperte.
Okay. I don't understand. No, basta. Cucchiaio grande. L'acqua dei fiumi si spostava facilmente dalla montagna al mare, ma era parecchio difficile spingerla nella dimensione opposta. Squadre di umani muscolosi perciò si avventuravano in acqua con piccole barche e risalivano il fiume usando questi cucchiai appositamente progettati. Per spingere l'acqua nella direzione opposta. Va bene. Direi male, molto male. Sorpresa a cena. Se un esperimento culinario andava male, gli umani usavano questi gusci argentati per nascondere il pasticcio carbonizzato fino all'ultimo secondo. Era utile durante le cene, visto che le persone sarebbero già state sedute a tavola prima di scoprire il disastro e per questo non sarebbero potute fuggire via. Molto, 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 molto intelligente. Allora, direi che devo spingere assolutamente ciò dentro. Non so se riesco a spingerlo, però in effetti non riesco a spingerlo. Aspetta. Allora, io userei un ponte doppio per arrivare da entrambe le parti. Ma no, doppio no, perché sto qua ci arriva di qua. E sto qua come faccio ad arrivarcela a fare di qua? Ah, è un ponticello di qua. Giusto. Farò questo. Aspetta, wait, what? Guarda. Adesso riesco. No, no, ho detto di no. Phew. Doppio collegamento. E qua, barca nera qua. Barca nera. Barca. Una normale barca. Andiamo di qua, dai. Qualcosa qua. Qualcosa qua. Riuscire a farlo mettere dritto così che posso passarci. Boh, non ne ho idea. Lasciamola lì. Or dunque. Ci tengo ovviamente questo perché devo andare di là se non faccio niente. Molto, molto complicata sta zona. Ok, posso passare anche per di là di qua. Devo riuscire a metterci una zattera qua. Non posso farlo andare subito se non mi... Sì. Lava giù. E ok, doppio giro. Pulsante non premere.
prima volta che i nostri esperti mostri premettero questo pulsante, avvertirono un forte scricchiolio seguito da un urlo. Possiamo immaginare che sia stata una coincidenza, perché l'abbiamo premuto di nuovo più di 50 volte, non so se ci sono stati altri scricchioli o urla. Ok. Non esistono i pulsanti che premono sulla volta e muore qualcuno? Guarda altre monete.